Bene, torniamo in studio, magari con un applauso, e così continuiamo questa seconda parte. Conosciamo adesso un grande personaggio, non solo in centimetri, Mario Fangareggi, tecnico alla prima, diciamo, esperienza con una panchina, oggi da capo tecnico in Serie A1 e femminile, ha già lavorato in Serie A1 femminile, ma come assistant coach mi pare. Allora, questo signore che vedete è vicino a me, ha 33 presenze in nazionale, ex azzurro di Velasco e... ed è un signore che sa veramente molto della pallavolo, un signore su cui la società ha puntato per questa stagione importantissima. Che squadra vuole Mario Fangareggi vedere in campo? Beh, mi aspetto una squadra sicuramente compatta, una squadra che è pronta a dar battaglia contro tutti per far punti. Sarà un campionato lungo e difficile, e penso che una dote importante sarà essere sempre aggressive, essere sempre convinte delle nostre capacità e punto su punto riuscire a raggranellare tutte quelle partite che ci serviranno per costruire il nostro campionato e le nostre soddisfazioni, ripeto, in un campionato con due squadre in più, quindi più lungo, più difficile, in cui ci saranno tante, tante occasioni e dovremo essere bravi a raccoglierle. È un campionato più lungo, appunto, difficile, come hai detto, e è ancora prematuro parlare quindi di obiettivi. L'obiettivo dichiarato è sempre stato quello della società, naturalmente, di rimanere, di mantenere la massima serie, e poi dopo tutto quello che viene in più e che saremo bravi a costruire con il lavoro e con la determinazione sarà di guadagnato. Oggi dobbiamo trovare il modo di ritagliare il nostro spazio. Io credo in questa squadra, ho molta fiducia, la società l'ha sempre dimostrato. Crede che questa squadra possa ritagliarsi il suo angolo in un campionato, ripeto, molto lungo. E adesso ci sta solo di lavorare e di essere determinati, ripeto. Il fattore aggressività e il fattore determinazione contribuirà molto. Vuoi gentilmente presentarci lo staff tecnico a tua disposizione? Abbiamo per intero questa sera in studio. Sì, ho il piacere di presentare il mio staff che ci aiuterà e che in questo ci darà un grosso contributo, perché siamo tutti molto importanti in questa squadra. Abbiamo Maurizio Baraldo, vice allenatore. Alzarvi, grazie. Vice allenatore, Vicentino Doc. Poi abbiamo Dino Guadalupi, assistente allenatore. Vicentino Acquisito. Terry Rosini, preparatore atletico. Ricordo di Terry Rosini che ha contribuito alla medaglia d'oro conquistata da Matteo Tagliarò nella scherma alle Oliche di Pechino. Un applauso particolare. Bravo Terry. Poi abbiamo Roberto Rizzetto, fisioterapista della squadra. E poi abbiamo? Poi abbiamo Kumi Nakata dal Giappone, assistente allenatrice. E questo è lo staff che insieme ci darà una mano, insieme a tutte le ragazze, a tutto il gruppo che... Ma aggiungo Francesco, certo. Barcaro, Luca Tremul, esatto. Claudio Randone, che sono i nostri medici e odontoiatri che ci seguono. Spero poco che non servano, comunque non sono qui perché sono fuori per lavoro, chiaramente. Bene, chi serve moltissimo il signor Bianchi, che è là in tribuna, il vice, il mio cervello destro, non il braccio destro. Claudio Bianchi, ciao, grazie per essere intervenuto questa sera, scusate. E adesso però in studio abbiamo anche delle autorità, abbiamo anche un rappresentante degli sponsor, dei soci del gruppo Joy Volley di Vicenza, appunto, che anzi coinvolgo subito, è un imprenditore, quindi andiamo a conoscerlo, Franco Ferrappi, amministratore delegato dell'industria Ferrappi Serigrafica. Perché siete entrati dentro in diversi in questa avventura? Vi siete qualificati? Per rafforzare la società, e perché ci crediamo anche nel sociale di intervenire in questo sport. Quindi allora avete molta fiducia sul progetto, su tutto? Sicuramente. Entro i 5 anni vogliamo fare una finale Fopa Pedretti Ferrappi. Ferrappi, no, si è esposto, Presidente, resta registrata questa frase. No! Resta registrata, no, cioè, a questo punto... Allungato, io lo farei in 3 anni, e poi 5 mi sta bene con Ferrappi. Ecco, benissimo, benissimo. Allora, grazie per essere stato con noi, anche se molto telegrafico, ma lei già ci ha fatto capire che intenzioni ha, quindi a lunga gittata, benissimo. E abbiamo invece la rappresentanza dell'amministrazione provinciale, vicepresidente Dino Secco, una provincia di Vicenza che è vicinissima a livello di realtà sportive della provincia, ovviamente, in maniera particolare questa pallavolo femminile, che rappresenta uno dei fiori all'occhiello, insomma, dell'attività al massimo livello.
di un secolo. La Minetti è uno dei testimonial di questo nostro territorio vicentino. Ecco, dobbiamo sfruttarla di più in quanto può essere una rappresentante di quelle che sono le peculiarità di un territorio in giro per l'Italia. A lei, a nome della provincia, auguro ogni successo per quanto riguarda il prossimo campionato sportivo. Grazie. Ecco, avete anche, diciamo, molte squadre in provincia vicina, però questa è forse quella che in Serie A1 c'era più tempo sostanzialmente, no? Sì, effettivamente da un paio d'anni cerchiamo di portare avanti questo binomio turismo-sport. Lo sport è un cammino che dà sempre più soddisfazioni per quanto riguarda la nostra provincia, per cui cercheremo di approfittarne e di fare anche qualche accordo che possa dare frutti sia alla provincia sia alla Minetti. Anche questa la scriviamo, anche, sì, sì. La seconda cosa che scriviamo. Non c'è problema, di un secco, chiaramente speriamo di vederla sugli spalti del Palarevat, insieme magari anche al presidente Schneck, no? Sì, cercheremo di essere più presenti. Invece per quanto riguarda il Comune, l'amministrazione comunale di Vicenza, assessore allo sport, nonché presidente provinciale del CONI, Umberto Nicolai, grazie per essere intervenuto, del resto non manchi mai a questo tipo di eventi, manifestazioni, cercate di essere veramente vicini a tutti, no? Anche voi. Sì, io penso che essere vicini al mondo dello sport sia importante non solo al presidente del CONI, ma soprattutto all'assessore allo sport, che vede quotidianamente i problemi di tutte le società sportive, sia quelle di alto livello come la Minetti, sia quelle di basso livello o diciamo di quelle più vicine ai quartieri. Io penso che Vicenza abbia molti problemi, il problema del palasport l'abbiamo sempre affrontato cercando di risolvere i problemi. Abbiamo un sindaco appassionato di sport, magari a fine anno faremo provincia comune a pallavolo, la finale tra gli amministratori della provincia e gli amministratori del comune. Arbitra Coviello. Io penso, no, tuttavia, possiamo fare la carnevale? La carnevale, dai, così ci divertiamo. Se c'è una sosta. Io penso tuttavia che la Minetti sia un punto di riferimento importante di un movimento sportivo come quello della pallavolo, che a Vicenza rappresenta uno dei vivai più importanti d'Italia, e nel Veneto, la pallavolo veneta è mi pare la seconda regione in Italia per iscritti. Quindi io ringrazio Gianni perché sta portando avanti con entusiasmo il movimento della pallavolo, i risultati si vedono, sentire che ci sono tante vicentine e tante venete in una squadra mi dà piena soddisfazione. E domani, caro Nicolai, si giocherà contro la squadra invece più straniera del campionato. Ma riserviamo gli ultimi 2 minuti e mezzo proprio con Giovanni Coviello, perché dobbiamo parlare di domani un attimo ancora, del palinsesto televisivo, se vuoi ricordare. Obiettivi e iniziative per il pubblico, sempre per domani, perché siamo a poche ore dal match inaugurato. Ma partiamo andando dal pubblico, che intanto vorrei ringraziare le centinaia di abbonati che hanno prenotato in anticipo la testa. Sono tra le vendite dirette più quelle convenzionate con la Federazione Italiana Pallavolo di Vicenza, sono circa 600 gli abbonati, quindi c'è da pensare che il palazzetto sarà tipicamente pieno. Domani si comincia alle 4:30 ed è un onore per noi cominciare a essere la prima squadra che verrà che proprio inaugurerà questo campionato, che in anticipo, l'anticipo televisivo di Sky hanno scelto proprio Vicenza Iesi. E so, al di là del rapporto che posso avere di grande amicizia con Dallari, anche un riconoscimento al lavoro che stiamo facendo, e Dallari l'altra sera in Supercoppa ha detto che trasmetteva Vicenza Iesi perché finalmente Vicenza tornava a casa sua, e questo io ringrazio anche lui di aver ricordato questa cosa. Sono 2 anni che soffriamo per il palasport, qualche sofferenza ancora dobbiamo averla, però intanto siamo a casa. Quindi grazie agli abbonati, domani l'ultima giornata per fare gli abbonati, che domani noi chiuderemo comunque la campagna abbonamenti, penso che già sia buon risultato. Le ragazze faranno tutto per essere brave e simpatiche al pubblico, è chiaro che le vittorie aiutano a essere simpatiche, però sicuramente ce la metteranno tutte. Quindi io, siccome il tifoso vero non è quello che aiuta e applaude quando si vince, ma quello che aiuta quando si è in difficoltà, io vorrei che i tifosi ci aiutassero a fare in modo che quella stellina a cui accennava Stefania, la ringrazio perché l'anno scorso ci davano molte più stelle, non è che abbiamo fatto un grande campionato, speriamo di cambiare, quindi con una stella sola, noi speriamo che quella stella rifulga nel cielo, perché una volta basta una stella rifugge piuttosto che tante stelle confuse. Per quanto riguarda il palinsesto, su TVA sia in chiaro che su Satelliti ci saremo tutti lunedì
alle 22.05 con la nostra sintesi, poi con Pallavolo tutti i venerdì, domani su Sky Sport, su tutti i media locali, vedo che l'attenzione è crescente e ringrazio tutti i media che ci stanno seguendo con rinnovato affetto, che magari l'unica cosa, se ci avessero aiutato un po' di più, perché non sono sincero fino in fondo, anche l'anno scorso forse una sollevazione dei media avrebbe evitato una migrazione forzata che non meritavamo. Allora, tutti vicini a questa Minetti Vicenza, perché inizia domani l'avventura, siamo agli ultimi secondi di questa nostra prima puntata di Pallavolley TV, l'appuntamento è rinnovato ovviamente la prossima settimana e direi di finire con un grande applauso augurale a queste ragazze, un grande in bocca al lupo. Grazie Mauro, l'avventura. Grazie.